È una festa che coinvolge tutta la città e l'intera diocesi di Vicenza. Ci sarà certamente una grande partecipazione, immagino anche a partire da questa sera che avremo il pellegrinaggio tradizionale a Monteberico, e ritengo che il significato per quest'anno sia una parola di grande speranza. La speranza di ritrovare il gusto della vita e soprattutto di affrontare con coraggio quelle che sono le sfide che in un territorio come il nostro siamo chiamati ad assumere. Penso a quella sfida che è l'educazione e l'accompagnamento dei giovani e dei ragazzi, in modo particolare quelli che si trovano con delle fragilità e delle chiusure. Penso alla sfida di una città che ha bisogno di essere sempre più animata con delle presenze di carattere culturale, di carattere sociale, iniziative di vario genere, e penso anche al grande tema della custodia del creato, perché anche su questo terreno abbiamo davvero bisogno di mantenere alta la consapevolezza che siamo chiamati a custodirlo, a custodire la casa comune. Il nostro territorio presenta varie ferite, mi riferisco in modo particolare all'inquinamento dell'acqua, ma ci sono anche tante altre realtà presenti nel Vicentino che hanno bisogno di essere mantenute vive nella coscienza, perché tutti possiamo partecipare al bene della casa comune.